Ciao Lucia. Ciao. Noi volevamo augurarti buon compleanno. Tanti auguri. Spero che questo regalo ti piaccia. E niente. Quindi goditi il video, tanti auguri e buona visione. Ciao. Eccoci qua. Sentiero del gusto. Vediamo un po'. Che è? Ma... Sahir. Ah. Sì, è guarda Sahir. Come è bello. Ma lui fa il dolce? Ma no. Ah, non lo fa, l'ho visto le ciotole, no, lì pensavo che facesse... No, bellissimo Sahir, guarda come cucciolone. A peluscione. Sì. Beh, è lui che dà suggerimenti. Per sì, metti sì, l'uovo, sì, metti... Sì, sì, è lui. Lo sapevo io. infatti ora sta andando, c'ho fame, voglio mangiare, mi dai il dolce. Bello, pacioccone. Com'è bello. Eccoci qua. Torta chantilly e fragole. Buona. Avevo letto champignon. Buona. Buona. Ma una fettina, Una bella fettina. Daccelo. No, a parte va a preparare la ricetta, no? Certo. Ok. Buona però. Si presenta bene. Eccoci qua. Ok. Penso e credo che comincerà a preparare il pan di Spagna. Penso di sì. Quindi andiamo. Allora, qui intanto sta rompendo le uova e sta dividendo i tuorli dalle chiare. E le uova sono esattamente 4. 4, va bene. Io ho qui la ricetta. I gusci si servono per dopo, per la guarnizione. Ma no! Ah no? No! Ci è andato un guscio, occhio! Può capitare, Può capitare. È più buono, è più buono. No. È sparito, hai visto? Però può capitare rompendo le uova. Io ce lo mettevo intero, sì. Certo. Tanto. Come no? Quando cuoce è buono. Dopodiché, pizzico di sale, perché qui c'è anche scritto nella ricetta. E poi andiamo. Si trebbia bene bene. No, cosa sta facendo? Sta montando le chiare. Con cacciapite. No, con il frullatore e le fruste, no? È no, le fruste. Entro 3 secondi ha fatto. Boh. Vedi come sono belle ferme? Cos'è? Vedi? Schiuma da Barbara. No, da fame la Barbara. Vedi? Quasi mi ci va meglio. Adesso invece sta montando i tuorli insieme a 100 grammi di zucchero. E sempre usando lo sbattitore con le fruste. Certo, invece spugliatore no. No. È logico, ti ha rubato anche le ciotole, guarda. Sono uguali. Facciamo nomi, no? No. Pubblicità occulta. Ecco qua, vedi? Buona. Tac. Qua. Poi andiamo ad aggiungere la scorza. Le carote e il julienne. No, la scorza grattugiata di un'arancia. Scorza d'arancia, è buono. Sembravano tutti. Bella anche come colore questa scorza d'arancia, Un po'. Vedi? Quanto fa con poi andiamo ad aggiungere, fammi dire, 200 grammi di farina zero. Usando sempre lo sbattitore mescolate tutto. Jacopo, ora la prossima volta il pan di Spagna lo fai te, Olè! Fai io di pan di Spagna. No. Dateci 2 botte. ci vuole rimanere forti, sennò poi il dolce se ne approfitta. Poi aggiungiamo il lievito. Ah, pensavo per dolci. Fosse un ingrediente segreto, un po' strano. Io sto leggendo tutto qua. Ma vabbè, te c'hai il... Certo. Poi sa a memoria, io non sono buono nemmeno a fare l'insalata, perché... E giù trebbiare di brutto. Dicevo, con 1 litro quanto fa questo frullino? Non lo so. Se va al gasolio. Poi c'è da aggiungere la schiuma da barba. No. Le chiare dell'uovo. Ah, le chiare dell'uovo. Vanno aggiunte, come vedi, un po' alla volta e mescolando... Vedi? Piano. Prendete una mazza da baseball. Dal basso verso l'alto. Vero Lucia? Non guardandole negli spero occhi. Di non aver sbagliato, Lucia, perché... Vedi, dal basso va giù.
vedi? Dal basso, metti la crema, togli questo. Sì. Metti dell'altra crema. Non è Karate Kid, eh? Non è dai la cera, togli la cera. Ecco qua, vedi? È bella omogenea. Beh, un po' di palate così. Poi si va a mettere dentro uno stampo che è già, che è imburrato. È già sudato. Ah, imburrato. È perché è caldo, va in forno, certo. Scusa. Vedi? Poi con la spatolina gli si dà due legnate. Si stende. Appunto, almeno si stende, poi rimane giù e non si muove fino a che non è cotta. Ecco qua. Ta-da! Vedete? Mi si dà due ciaffoni. No! Sa due botte. Pa! Cattivo, cattivo dolce. Cuoci bene. E ta-da! Si va nel fuoco. Bello e pronto. Cos'è? Certo, guarda anche bello, che bel colore. È bello, sì. Vedi? Ma, si è trasformata l'alzatina sul piatto girevole. E poi s'affetta, vero? No. Occhi cosa aditi, sta facendo? Cosa sta facendo Lucia? Sta affettando il dolce. Sì, sta aprendo il dolce. Appunto, occhi aditi, perché che è anche difficile, aprire il pan di Spagna. Molto difficile, perché se non si fa attenzione si può anche rompere. Tipo se lo fo io lo guardo così. Sicuramente, e si spappola, sicuramente. Così. Vedi, guarda bello che colore. Guarda bello, morbido. Ha proprio l'idea di spugnoso, no? Bello, bello, bello. E ancora. Anche questo è un passaggio molto difficile. Abbastanza. Cioè non mi si rompe solo a vederlo. Lucia è bravissima. Dolce lo stiamo vedendo, perché comunque è precisa anche nel tagliarlo e tutto. Brava, Lucia, brava. Con un coltello normale, nel senso, io nemmeno se mi dai una mannaia. No, è molto difficile tagliare il pan di Spagna. Guarda là. Ecco. Dovete, per bagnare il pan di Spagna, dovete usare il succo d'ananas. Ovviamente quanto basta. E poi col fono si asciuga. Certo, no? Certo. Un po' mi andava bagnato. Un po' piglia riso. Sì, prende il raffreddore, la febbre. Qui andiamo a mettere... Allora, ve la vado a leggere, scusate. Buona. La salsa di fragole, che è fatta da 200 g di fragole frullate insieme a 20 g di zucchero. Boh, così mangerei a cucchiaiate. Mamma mia, veramente. Mamma mia, Lucia, calcolina. Mamma mia, calcolina. Wow. Questa salsa di fragole, mettere anche sulla pizza, così tipo quella dolce, sulla quella pizza dolce. Dolce, sì. Ma che bel piatto dorato, è oro secche, oro massello. E guarda. Qui invece andiamo a mettere, credo, la crema chantilly, che è fatta con 500 ml di panna fresca, 100 ml di zucchero a velo e una bustina di vanillina. Ovviamente montate la panna insieme allo zucchero a velo e la bustina di vanillina. Bella però questa, mamma mia. Lucia, ti prenotiamo per farci una torta, te lo dico, Lucia, ti prenotiamo. Ci devi fare questa torta. Primo strato andato. Bella. Tac, da lì. Buono. Poi il procedimento è lo stesso praticamente. No? Ora andiamo a vederlo. Dovrebbe bagnare il pan di Spagna sempre col succo d'ananas. Bellino il cosino per bagnare.
Bello, sì. bello, non l'avevo mai visto l'uccello, bello. Io avrei usato un annaffiatoio. Certo, te usando l'annaffiatoio avresti sciupato tutto praticamente. Annaffio. Scusate, dolce. Queste sono le bellezze della diretta che sta passando l'ambulanza sotto casa. Scusate, bellezze. Ecco. Mi stanno cercando, in certo. effetti. Proseguiamo sempre mettendo la salsa di fragole. Cosa stavo per dire, la crema di fragole mentre la salsa, e poi la nostra crema chantilly. Ah no, la sua crema chantilly. La sua crema, giusto. È quando te la compri è tua. Certo. È la mia crema, è la nostra. Certo. Ecco qua. Allora. Non è nemmeno un goccino fuori. No, è molto precisa. È molto precisa, certo. Io avrei fatto un casino, tipo scena del crimine. Lucia, ti farò fare questa torta Jacopo, vediamo cosa combina. Però guarda com'è col cuscino per bagnare, lo voglio anch'io. Ecco qua, bella. Mamma mia. Allora, poi, e sopra penso, sì, è sempre ricoperta con questa... crema fatta con panna fresca, zucchero a velo, sì, okay. E una bustina di vanillina. Skinny si dà un bel giacchettino di crema chantilly, un cappottino di crema. La va a ricoprire. Almeno un bel giacchetto. Così non prende dolce, freddo, vero? Non prende freddo. E anche un bel giacchetto dolce e buono. Mamma mia. Ipnotizzante. Sì, sì. No, questa è mia. Lucia, non sai quanto fai contento Jacopo a vedere sta. È una spider torta. Cioè. E questo, sì, lo voglio. Poi faccio tutta la crema chantilly, così. No, bello. Devi sapere, Lucia, che a noi, cioè gli Avenger in generale, Spider-Man, cioè noi sono, ci piacciono tantissimo. Wow. Poi con una sac à poche. Con una spider sac à poche. Si fa così. Andiamo a decorare la torta. Non si decora. Ovviamente Jacopo non userà una sac à poche, sì. Ma no, userà direttamente esatto. I polsi. Sì. Zio Bene sarebbe orgoglioso di me. Quindi, rifiniture varie, credo, no? Mamma mia. E penso siano fragoline. Decoratela con le fragoline. No, Lucia, complimenti perché. Cioè, è stupenda. E una fetta? Gli chiediamo certo, una fetta, spider Lucia. Fetta. Vogliamo una fetta. Io voglio la parte quella dove c'è le corna. E mi fa col cavolo che te la mangi. Ah, mangio io. Toh. È bellissima. Complimenti, Lucia. Bella. Wow. Noi più che la vediamo, più che agogniamo, cioè vogliamo sì. una fetta. Quindi cioè, è ipnotizzante. Ci vediamo presto, mi raccomando. Con la torta. Sì. Ovvio, Con la torta. Wow, oh, mamma bene, mia, bene, sta bene. Fetta. Sono soddisfatto. Oddio, oddio, mamma mia. Mamma del mia. Del risultato finale. Mamma mia, yeah. È bellissima, ma bella. Lucia, spero che il video ti sia piaciuto e io ho un'altra sorpresa per te. Guarda che ho chiamato a farti gli auguri. Ehi, ciao Lucia, sono Spider-Man. Grazie per il dolce, era veramente bellissimo. Aspettami che vengo a mangiarlo. Ciao Lucia. Ciao.